La libertà di chiamarsi imbarazzo. Mai più cognomi imbarazzanti ereditati come macigni. Anche in Italia si potrà scegliere se tramandare il cognome materno o quello paterno, oppure volendo entrambi, come già avviene in Spagna. Insomma, piena libertà nell'attribuire il cognome alla prole, purché vi sia l'accordo tra le parti. E se non c'è un accordo? Allora i figli avranno il cognome di entrambi in ordine alfabetico. Ma chi ha già due cognomi deve trasmetterli entrambi? Chi ha due cognomi potrà scegliere quale dei due trasmettere al figlio. E i figli nati fuori dal matrimonio o adottivi? I principi di libertà non cambiano. Se i figli sono stati riconosciuti da entrambi i genitori, allora potranno portare il doppio cognome, altrimenti gli verrà attribuito solo quello del genitore che l'ha riconosciuto. Se il riconoscimento sarà tardivo, servirà avere il consenso anche dell'altro genitore e del minorenne stesso, qualora quattordicenne. Nei casi di adozione, invece, potrà essere dato un solo cognome che si andrà ad aggiungere a quello originario. Questo dovrà essere concordato fra i coniugi, in caso contrario si seguirà ancora una volta l'ordine alfabetico. Chi è già maggiorenne può cambiare il proprio cognome? Attraverso una semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile sarà possibile aggiungere il cognome dell'altro genitore, ma chi è nato fuori dal matrimonio e non sia stato riconosciuto da uno dei due genitori non potrà esigere il cognome di quest'ultimo. L'entrata in vigore di tutte queste nuove regole sarà al massimo fra un anno, termine entro il quale il governo dovrà adottarle e adeguare l'ordinamento dello stato civile. Fino ad allora, però, sarà comunque possibile aggiungere il cognome materno, previo comune accordo fra i genitori.